Buongiorno a tutti. Oggi parleremo delle relazioni tra i lati e gli angoli dei triangoli. Cominciamo a vedere le applicazioni della trigonometria ai triangoli e in particolare ai triangoli rettangoli. Allora, consideriamo un triangolo rettangolo ABC retto in A. Gli angoli acuti beta e gamma, l'ipotenusa a e i cateti b e c. Per definizione, considerando l'angolo beta, noi avremo che il seno di beta è uguale a ca fratto bc, ossia è pari a b fratto a. Questo ci porta a scrivere che b cateto è uguale ad a ipotenusa per il seno di beta. Analogamente il coseno di beta per definizione è pari a ba fratto bc, ossia è pari a c su a. E quindi possiamo scrivere che c, cateto, è uguale, di nuovo, ipotenusa per il coseno di beta. Sempre per definizione la tangente altro non è che ca su ba e quindi pari a b fratto c, vuol dire che un cateto è uguale a c, l'altro cateto, per la tangente di beta e infine possiamo dire che la cotangente di beta, sempre per definizione, è pari a ba fratto ca, ossia evidentemente c fratto b. E quindi c sarà pari a b per cotangente di beta. Stesso discorso possiamo farlo andando a considerare l'altro angolo acuto, quindi gamma, per cui sempre per, applicando le definizioni il seno di gamma sarà pari direttamente, scriviamo a c su a, e quindi c è pari ad a seno di gamma, il coseno di gamma è uguale a b fratto a, e quindi b sarà dato da a per il coseno di gamma, la tangente e la cotangente di gamma saranno pari rispettivamente la prima C su B, la seconda B su C e quindi C uguale a B tangente di gamma e B uguale a C per la cotangente di gamma. Queste espressioni, che provengono dalle definizioni applicate all'angolo acuto beta e all'angolo acuto gamma, ci consentono di formulare i quattro teoremi principali sui triangoli rettangoli. In particolare, il primo teorema... Sui triangoli rettangoli ci dice che in un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto al cateto stesso. Il secondo teorema ci dice che in un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'ipotenusa per il coseno dell'angolo acuto adiacente ad esso. Il terzo teorema ci dice che in un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto al cateto stesso. E infine il quarto teorema che ci dice che in un triangolo rettangolo un cateto è uguale al prodotto dell'altro cateto per la cotangente dell'angolo acuto adesso adiacente. Ci sono poi delle applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli che ci consentono, per esempio, di andare a fornire una formula relativa all'area di un triangolo note le misure di due lati e dell'angolo compreso. Prendiamo in considerazione il triangolo scaleno, quindi un triangolo generico ABC. AB e C sono i rispettivi lati. Tracciamo l'altezza riferita al lato A. E quindi indichiamo con H, l'area di un triangolo è data in particolare, S, è data dal semiprodotto di due lati per il seno dell'angolo compreso tra i due lati. Quindi sarà dato da un mezzo, per esempio AB, per il seno di gamma, che è l'angolo compreso. Un'altra applicazione del, dei teoremi sui triangoli rettangoli la possiamo vedere direttamente sulla circonferenza, in particolare nel teorema cosiddetto il teorema della corda. Prendiamo una corda della circonferenza AB, prendiamo un qualsiasi angolo alfa, che è un angolo alla circonferenza che eh, sottende la corda AB, e ci dice che cosa è il teorema della corda? Che in una circonferenza il rapporto tra una corda ed il seno di uno qualsiasi degli angoli alla circonferenza che insistono su quella corda è uguale al diametro della circonferenza. Quindi AB fratto il seno di alfa è uguale a 2 volte r, ossia il diametro della circonferenza. Vediamo ora due teoremi molto importanti che invece sono applicazioni della trigonometria ai triangoli generici, ai triangoli qualsiasi, quindi non ai triangoli rettangoli. Cominciamo col teorema dei seni. Il teorema dei seni si applica appunto a un triangolo generico. Prendiamo ABC Convenzionalmente utilizziamo sempre alfa, beta e γ come gli angoli che insistono sul vertice A, B e C rispettivamente, e poi A, B e C i lati. Cosa ci dice il teorema dei seni? Ci dice che in un triangolo i lati sono proporzionali ai seni degli angoli opposti. Cosa vuol dire questo? Che il rapporto fra A e il seno dell'angolo opposto sarà uguale al rapporto tra B e il seno del suo angolo opposto, che sarà uguale a C sul seno di gamma, che è l'angolo opposto evidentemente a C. Queste eh, equazioni ci consentono facilmente di risolvere, come si dice in linguaggio matematico, i triangoli e quindi trovare i lati e gli angoli di tutti quanti i triangoli. L'ultima applicazione la troviamo ancora riferita ai triangoli generici, è quella relativa al teorema di Carnot, di nuovo il triangolo generico ABC, stessa convenzione utilizzata prima, quindi alfa, beta e γ, e quindi abbiamo a, b e c. Cosa ci dice il teorema di Carnot? Che in un triangolo qualsiasi il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati sugli altri due lati diminuita del doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo che si formano, quindi dell'angolo compreso tra i due lati. Per esempio, a quadro sarà dato da b quadro più c quadro meno 2 volte bc. Per il coseno dell'angolo compreso tra B e C, che evidentemente è il coseno di alfa. Stesso discorso vale per B quadro, che sarà dato da A quadro più C quadro, meno 2 AC per il eh, coseno di beta. E infine C quadro, che è uguale ad A quadro più B quadro, meno 2 volte AB per il coseno di gamma. Con quest'ultimo teorema abbiamo concluso la eh, pillola odierna, vi invito a sviluppare tutti gli esercizi come al solito che trovate disponibili sulla piattaforma insieme a eventuali approfondimenti, nella prossima e ultima lezione dedicheremo, ci dedicheremo invece all'approfondimento sui numeri complessi. Mm -hmm.